Ciao, altro gruppo di pop. E questa volta Star Wars, sono 5. Allora, cominciamo con lei. Jyn Erso, l'eroina di Rogue One. Quel film è fantastico. Mi è piaciuto tantissimo e finalmente abbiamo un tassello diciamo, della storia della vecchia trilogia che è stato insomma incastrato. Bello, bello, bello perché è fatto bene. Le scene con la giovane Leia erano, cioè io ero lì, oh mio Dio, come hanno fatto? Fantastico. Comunque, vabbè, allora, Star Wars Rogue One, 138, Jyn Erso. Di questi, madonna, quanti ce n'erano? Allora, vediamo. Jyn Erso, Captain Cassian Andor, Ciro Timue, che l'ho già recensito, mi sembra. Forse, sì, mi sembra che l'ho già recensito. Base Malbus, boh, il mio questo qui non me lo ricordo, vabbè. Director Orson Krennic, Darth Vader, che dovrebbe essere, infatti, quello l'altro che ho che ho preso, esatto, tra quelli che recensirò adesso. Imperial Death Trooper, Scarif Stormtrooper. Come cavolo si dice? Vabbè, K2S1, aspetta, non mi ricordo, vabbè. C2B5, Jyn Erso. Vabbè, queste qua sono, vabbè, Smugglers Bounty Exclusive, che purtroppo questo qui non esiste in Italia. Bene, allora, mettiamo via. Poi della stessa serie ho preso anche Darth Vader. Bellissimo. Vedete, Rogue One. Vabbè, qua dietro è uguale. Poi c'è. Boh, bellissimo. Princess Leia di Hoth, la versione del secondo film, sì, cioè il secondo sarebbe il quinto, ma per me è il secondo, perché per me esiste solo la trilogia vecchia, perché c'è allora il prequel, no, a parte qualche scena o quando ci sono i personaggi che poi ci sono in questa trilogia, o tipo, che so, quando c'è Yoda che combatte contro l'imperatore, lì vabbè, cioè tipo wow, nel senso, ok, però per me il prequel, così così, Anakin proprio no, cioè preferisco lui mille volte, e la nuova trilogia. Allora, non ho ancora visto l'ultimo film, però no, cioè, come dico, mi piacciono solo i vecchi personaggi, quelli che c'erano nella vecchia trilogia, o non so che farci, sono una nostalgica. Vabbè, comunque, Princess Leia di Hoth, vediamo cosa c'era anche in questa serie qui. Allora, Zuckuss. L'ho già sentito nominare, ma non me lo ricordo. Vabbè. Luke Skywalker, Endor, Yoda, Dagobah, giusto? Sì, perché c'è Luke che va ad allenarsi, mi sembra sia nel secondo. Oddio, dovrei rivedere la trilogia, mamma mia. Princess Leia, che è questa qui, poi c'è Luke Skywalker con il mantello e Garindan, Empire Spy, boh. Vabbè, questo è per il 40° anniversario di Star Wars. Wow.
E questo qui era, wow, del 2017, fantastico. Ho aspettato un po' di anni a la recensione, che bello. Vabbè, Galactic Convention, non so, questo qui è il bollino generico europeo, non so che convention era in America. Poi ci sono quelli di... Oddio, qua c'è solo Star Wars. Vabbè, comunque è della... Questo di Star Wars, Gli ultimi Jedi, che l'ho visto, carino. Vabbè, certe cose, vabbè, sì, insomma, vabbè, lo sapete anche voi. Quel Porg, che carino, oddio, non potevo non prenderlo. È troppo divertente. Di questa serie ho preso... Ma che cavolo... Scusa. Ah, quindi questo era un extra. Bene. Eh sì, vabbè. Ok, ne ho preso un altro che vi faccio vedere dopo. Comunque di questa serie c'era Rey. Finn, Poe Dameron, Luke Skywalker, bellissimo, Kylo Ren, scusatemi, cioè no, scusatemi, allora se c'è qualche fan di Kylo Ren mi dispiace, ma proprio no, no, vabbè, Chewbacca, BB-8, Rose, che anche lei, vabbè, quella parte, cioè tra l'altro, scusate per gli spoiler, ma cioè, allora... se lo avete visto, se no saltate un tot. Cioè, quella parte con lei e Finn che vanno a cercare il coso. Cioè, è inutile. È inutile. Cioè, è inutile. Non serve a niente. A meno che poi non la riprendano nell'ultimo, che come dico non l'ho visto, però boh, cioè per me quella parte lì potevano anche non farla, perché sì, cioè serve a vedere se sì, il pianeta con la, come si chiama? Tutta la gente ricca, lei che dice, ah sì, no, sta gente qui vende le armi che hanno distrutto il mio pianeta, bla bla bla, ecco, no? Sì, cioè, si serve per far capire un po', però, cioè, è inutile. Potevano anche non metterlo, vabbè. Poi c'è Por, poi c'è Supreme Leader Snoke, la Praetorian Guard, First Order Executioner, e BB-9. Ok, e poi l'ultimo è il Vulptex, che carini, che sono quelli che praticamente... aiutano i ribelli, o come cacchio si chiamano adesso, vabbè, a scappare dalla caverna, quella sulla vecchia base appunto dei ribelli dove vanno a rifugiarsi. Che poi c'è Rey che fa tipo alzare tutte le pietre, mamma mia, vabbè, comunque molto bella. Questa qui deve essere un extra perché qui non c'è, perché vedete la lista è la stessa. 256, infatti, qua. 91, 92, 202, boh, vabbè. Credo che ci fosse questa, forse anche quei cavalli, quella specie di cavalcature che si vedono sul pianeta, quello dove vanno Rose e Finn. Sì, quei cavalli che usano per fare le scommesse su cavalli, vabbè, insomma, quelli che sono, che anche quello vorrei trovarli perché sono carini. Secondo me quella parte lì l'hanno fatta solo per vendere quel pop, vabbè, e anche questo qua. No, vabbè, dai, questi qua almeno erano utili, nel senso che quella parte del film. Ok, ora, apriamo il Porg. Così vi faccio vedere.
sempre c'è la base di Consito Star Wars. No, non... È Bob Led, ma... No! Vabbè. È talmente fissa che non bobla. Vabbè, ok, lasciamo perdere. Vabbè. È fatto benissimo. Oh mio Dio, che carino. Ah. Vabbè. Poi vediamo cosa posso aprire. Apro la volpina. La volpina di cristallo. Beh, questa già. E questa, questa è proprio incollata sulla basetta, fantastico. È bellissima, guardate che riflessi perlata. Fantastica. Che bel busetto, pucci pucci. Basta. Vabbè. Poi vediamo, aspetta, sposto da questa Ginerso. Di questa serie, no, effettivamente gli unici due che mi interessavano, ma forse lui, che lui mi piaceva come personaggio. Caspita. E anche lei è... Ah no, lei si può togliere, ok. E basta. Beh, fatta bene. Pistola è fatta bene, anche lei ha tutti i particolari. La crocchia dietro. Bella, bella. Non ha difetti di colorazione, almeno. Non che io ne veda. Ecco, poi vediamo, poi lei ha. Forse questo qui l'avevo preso. C'è dentro lo scontrino Comic Arts. Forse questo qui l'avevo preso. Ah, 20 euro tra l'altro l'ho pagata. Bene, vabbè, che tanto era effettivamente. Forse o l'avevo presa. No, la Romix no, non credo perché è da anni che non vado alla Romix. Quindi, oddio, potrebbe anche esserli da... Yeah, mamma mia. Vabbè. Forse l'avevo preso alla Cartoomix di Milano. Non so se l'ultimo anno che c'ero andata cioè l'anno scorso o prima o l'anno prima, non mi ricordo, vabbè. Comunque ce l'ho lì da, oh mio Dio, da almeno un anno, che bello. Da almeno un anno, perché non lo so. Aspettate, guardo la data, che scemo. Cioè, qua lo scontrino, vediamo. 10 del 3 2018, sì, sì, esatto. No, 11 del 3. Quindi sì, era la Cartoomix.
di 2 anni fa. Che bello. Esattamente 2 anni fa, perché... Ah no, sì, no, ieri era 2 anni fa, oggi è il 12, 12 marzo, fantastico. E quest'anno ovviamente la Cartoomix è saltata per... Vabbè, si sa. Che cacchio, e questo è proprio un anno bisestile, ragazzi, cioè, vabbè. Comunque, bella, 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 fatta bene. Tutte le cose a posto, bella. Ecco qua. E poi c'è Paparino Darth Vader, va bene, ok. Lasciamo perdere. Allora, le lenti che sono di un colore lievemente rosso, e poi vabbè, tutto il resto anche lui si può togliere dalla basetta, bene. C'è Star Wars, mantello nero, bellissimo. Cioè, parliamo. Bello, 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 bello. Mi piace troppo. È troppo bello come personaggio. Bene. Ok. Allora, alla prossima. Ciao ciao.